prima del Giro d'Italia, il Tour de Romandie numero 68, che andrà da martedì 29 aprile a domenica 4 maggio per un totale di 6 giornate di gara. La corsa svizzera nascerà con un prologo presso Ascona di 5,5 km. La prima frazione in linea attraverserà la provincia italiana del Verbano-Cusio-Ossola per circa 85 km prima di entrare in Svizzera con il passo del Sempione. Nella finale ci sarà pure il GPM di seconda categoria di Lens che precederà l'arrivo di Sion. Poi a Montreux dovremmo vivere una volata, mentre invece la terza tappa sarà la più dura in assoluto con i suoi 4 GPM di prima categoria, tra cui l'ultimo, quello di Villar, posto a 15 km dal traguardo di Aglè. Infine, prima della crono conclusiva di Neuchâtel di 18,5 km, si svolgerà nel circuito di 29 km di Fribourg la quarta frazione in linea. Essendo una corsa del World Tour, il Giro di Romandia avrà la partenza le 18 squadre della Serie A ciclistica, affiancate dalla professional svizzera IAM Cycling. Tra gli uomini più attesi da segnalare, Perrault della Jeux-d'Auxerre, Van Garderen della BMC, Basso della Cannondale, Pinot della Fédéjeux, Frank Etchop della IAM, Rui Costa della Lampre, Uran dell'Omega Pharma Quickstep, Kittel della Giant Shimano, Spilak della Katusha e soprattutto Froome della Sky. Dunque, il warm up del Giro d'Italia si svolgerà a pochi chilometri dal nostro paese, si svolgerà in Svizzera al Tour de Romandie.